Lo scenario che ci siamo trovati di fronte è quello di un ambiente di vita completamente stravolti, quindi tutto l'arredo, il solai in calcestruzzo, tutto ammucchiato e con parti esposte, metalliche, ammucchiate in un posto solo, quindi la ricerca con questa strumentazione che avevamo noi vigili del fuoco e la Marina Militare, questi caschetti diciamo analoghi a quelli dei palombari, che ci permettevano di fare una ricerca attenta, prolungata. Noi, vorrei ricordare, non abbiamo mai smesso, salvo pause di carattere tecnico, mai smesso lavorando 24 ore su 24 per 10 giorni consecutivamente finché non trovammo l'ultimo corpo di Gianni Iacoviello.